La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. No, no. Sesta puntata della trasmissione L'altra storia terra mia. Ed eccoci al castello di Torraca e c'è l'inaugurazione finalmente dopo tantissimi anni. E qui con me il primo ospite della serata, vale a dire il signor Mario Martino. Mario Martino che ha visto questo castello innanzitutto tempo fa, la chiusura, forse lo ha fatto anche in una poesia, l'ha narrato, e adesso c'è di nuovo questa apertura. Com'è il sentimento di Mario Martino in questo momento? Insomma, questa poesia è nata nel momento in cui è caduto il castello. Quindi le mie emozioni allora, quando è caduto, quindi mi ha portato a scrivere questa poesia. Che questa sera, per l'inaugurazione, per la festa che viene fatta in onore del castello e in onore anche di tutti i torrachesi, smentisce un po' in parte, però tenendo sempre conto di quando è stata scritta, il 2000, perché il castello è caduto il 9 settembre 2000. Oh. Il castello di Torraca ha una storia. Ecco. Proprio di questo vogliamo parlare. Innanzitutto la poesia, quando l'hai scritta questa poesia? Il castello baronale di Torraca è il titolo. O il secondo o il terzo giorno dopo che è caduto, come a Pila la Fontana Nuova, o il taglio della Mangosa, insomma tutte cose che non dovevano essere capitate, a Pila per esempio, che era stata regalata da uno che era riconoscente verso i torrachesi, che aveva scolpito tanti portali, riconoscendo ai torrachesi di questa. Allora ha fatto capire che era un lavatoio pubblico e che un sindaco l'ha distrutta. Nonostante. L'unica cosa, Mario, scusami il microfono. Perfetto. Nonostante la supplica di Giuseppe Vaiano, un padre di Enzo Vaiano, Luigino Lombardi, io, di non distruggere quell'opera che era uno scalpellino di Padula e si chiamava Mastro Ferdinando e l'aveva fatta con tanta passione, con tanto amore, donata ai torrachesi e andata distrutta. Tante opere che c'erano a Torraca sono andate distrutte. Meno male che è stato ripigliato questo castello, che è l'onore di Torraca, di dire che
il castello di Torraca è un onore. Ecco, diciamo che innanzitutto la poesia si trova nel libro Mario Martino, ricordi 1992-1997. Mario Martino è uno che si diletta con la poesia ed è un grande onore per noi averlo ospite qui questa sera, perché comunque fa parte della storia di Torraca. Ecco, il sentimento di una persona che ha visto crollare il castello e poi l'ha rivisto rinascere, perché diciamo un'altra cosa fondamentale. Per me è Mario Martino abita a due passi dal castello. Ecco. Per me è motivo di grande soddisfazione, quindi l'ho seguito. E poi Don Placido, essendo amico di Don Placido, mi ha raccontato tante cose sul castello, dei Fredi, i Campacurti, i Palamolla, e i Brandi, loro stessi che hanno abitato fino verso 1910. Quindi, no. Però io ricordo da ragazzino, adesso è stato rimesso a nuovo, ci venivo, c'era addirittura lo spazio per la vespetta, per saliva con la vespetta che andava in campagna. Metteva dei tavoloni, nei primi scalini mettevo dei tavoloni e poi accendevo il motore a piedi, accelerava e entrava dentro. Così anche il fratello Pericle, che era capotreno e quindi si ritirava verso mezzanotte, l'una, le due, e sentiva da sopra un balcone che metteva questi tavoloni qua. Erano dei bellissimi ricordi. Adesso dietro di noi, Mario, c'è questo torno che... L'unico trappetiello che negli anni 30-40 a Torraca ce n'erano circa 100, quando tutti quanti, facendo le vendemmie, la pigiatura, si servivano di questi mezzi. Ma dato che io sono un ricercatore storico e qualunque oggetto, qualunque cosa, ne faccio tesoro, perché per il momento magari non ha nessun significato, però attraverso il tempo assume un significato importante, sì, perché... E allora è rimasto solo questo qui e l'ho voluto portare qui per onorare, ma anche per il sentimento che hai avuto nei confronti del castello. Un'altra domanda di obbligo, praticamente: il castello, la tua versione del castello, la tua storia di questo castello, da quando eri ragazzo che l'hai visto per le prime volte? Ma io l'ho visto quando ci abitavano i Brandi, Don Vincenzo Unotaio. Don Vincenzo Unotaio, che era il padre di questa famiglia numerosa, aveva uno studio notarile a Casaletto Spartano e andava a piedi da Torraca a Casaletto, poi ritornava dalle Palarete, scendeva verso Morvolone e andava a dare a mangiare gli animali nel seminario. Al ritorno è caduto dei gradi nuovi, i gradi nuovi che sono, sì, 20, qua sotto, sì. No, non questi, che sono 24, sì. Gradi nuovi, e ci è caduto, era sindaco il 1919 e ha fatto i gradi nuovi e sono 24. Alcune amministrazioni li volevano togliere. No, ma se questi sono stati fatti nel 1919 da un sindaco che c'è caduto, togliere questa pietra e mettere un'altra pietra, che effetto fa? E così sono rimasti intatti quegli scalini. Ecco, la domanda che tutti quanti vorrebbero farti, no? E nel trascorrersi degli anni, l'evoluzione che c'è stata, e soprattutto si parlava di baroni, di conti e tutto il resto. Adesso la storia, queste persone qua sono persone che sono i politici, praticamente, le persone privilegiate. Sono state cancellate. Tu che l'hai vissuta, qual era meglio, quel periodo là con i baroni o adesso con tutta questa gente che vive? Ma dovendo dare un discorso o un giudizio per quanto riguarda la dignità e il prestigio di quelle persone, non ha niente a che vedere con quelle di oggi. C'era l'onestà, la serietà, la correttezza, e questo lo dimostravano i Brandi da tutto un vicinato qua. Quando arrivavano le prime primizie, tipo i Cazzane, le pere,
a cestino li distribuivano alla persona qui, a cestino. Però erano amici, amici di tutti, e tutti amavano queste persone. Quando è morta la signorina Nennella, l'abbiamo vegliata quattro persone, all'ultima stanza all'angoppa. Era una grande ricamatrice, arrivavano dai giornali, si aggiornava, ha fatto addirittura degli arazzi, arazzi di qualche 2 o 3 metri quadrati, che avevano una certa importanza, copiata da sopra quelle riviste. Poi facevano le bottiglie, la salsa, uccidevano il maiale, insomma era una famiglia comune. Sì, era un periodo diverso ed forse era più bello in quel momento là, in quel contesto. Adesso a conclusione, qual è il messaggio che Mario Martino vuole mandare alle persone che guardano questa trasmissione e che vedranno le bellezze del castello, che dopo l'analizzeremo ancora di più da vicino con Enzo Vaiano? Ma che dire alle persone? Di essere soprattutto rispettose della storia, rispettosa di queste pietre, di questo monumento storico, rispettose che ha dato veramente lustri alla popolazione di Torraca, che i torrachesi ne vanno orgogliosi, ne dovrebbero andare orgogliosi. Dovrebbero essere fieri di questo castello. Fieri di questo castello. Quindi speriamo che tutto vada bene, che tutto venga rispettato e che tante manifestazioni si possano anche svolgere qui in questi saloni, appunto per inculcare un po' alla gente che manca un po' quella serenità, quella cultura, quella cosa. Quel rispetto delle regole che forse negli anni precedenti c'era. Mi raccontava Don Placido che quando è venuto Ferdinando II a ottobre del 2006, 1952, è stato Ferdinando II acclamato da tutti i torrachesi, fuoche e notte. Tutti i torrachesi sono venuti dietro a Palamolla, perché Palamolla l'ha invitato a venire a Torraca e è stato ospitato. Da sopra i scalini della chiesa ha fatto un proclama. Ha chiesto ai torrachesi se avevano bisogno di qualche cosa, essendo lui il re di Napoli e delle due Sicilie. Ecco, la domanda che ti allora, voglio fare dopo, scusami, di continua. Allora, c'era un progetto di una strada rotabile che collegava Torraca, Sapri, però andava verso dove è l'agriturismo del professor Bruno. Sì, San Fantino praticamente. San Fantino, attraversava delle macchie e usciva sopra la centrale, sopra la cavalcavia di Sapri, però abbracciava degli boschi. Però sarebbe stata una scorciatura. I torrachesi chiesero al re di deviare il progetto e in quanto portarlo dove oggi esiste, perché la strada abbracciava San Martino per la raccolta delle olive, c'erano dei grandi vigneti per trasportare legna, per trasportare letame, per tutti i servizi che occorrevano al contadino in quella zona là. Non solo ha deviato il progetto, ma ha dato addirittura 1 metro più largo, incominciando dopo i Pagliuoli, quando si piglia la discesa, che poi viene Tortorella. Quindi noi abbiamo, per opera del re di Napoli, 1 metro in più di strada rispetto a quella. Ecco, adesso la domanda che sorge spontanea. Noi qualche settimana fa, nella quarta puntata, abbiamo analizzato con Dario Marino proprio l'Unità d'Italia. Questa Unità d'Italia che ha visto la sparizione dei monarchi e ha visto l'ingresso della Repubblica. Mario Martino è a favore della Repubblica o della monarchia? Ma io ero già da allora monarchico, perché mi aspettavo qualcosa in più, era qualcosa in più,
Poi ho qualche dubbio di quello che è successo dopo con questa democrazia, se doveva servire alla massa, alla gente, alla popolazione, o che doveva servire a loro. Forse, per distinguere. Forse adesso possiamo anche dare una risposta. Mentre il monarca, per quanto riguardava, per esempio, che sembrava allora che venivano lottati i marchesi, i duchi, i principi, però davano anche la possibilità di guadagnare dei soldi, tipo i coloni, ecco. Vivevano tante famiglie intorno ai Palamol, e i Palamol erano signori veramente. Bene, io ti voglio ringraziare per essere stato nostro ospite. E grazie di cuore per la testimonianza, una testimonianza importante e soprattutto data da un poeta che è riconosciutissimo da tutti quanti. Grazie. È notte, e nessuno passa per sta via. Quanto silenzio attorno a sto castello, un lampione appicciato che illumina l'antico. Mentre allegramente canta un gufo solitario, d'improvviso uno schianto, uno fracasso, un rumore assordante che scuote la notte, parte del castello cade, e la sua morte. Per terra prete, fanestre, travi, ceramili, torna il silenzio, è notte, e tanta tristezza. È l'inizio della fine del castello, è l'inizio della fine di una storia, è l'inizio della fine del passato, è l'inizio della fine dei ricordi. Da secoli tanta vita vissuta in tuo castello. Uomini illustri, personaggi insigni hai tu ospitato, i Frede, i Gambacurti, i Palamolle, il re di Napoli, infine i Brandi, ultima famiglia a scomparire. Se tu ti metti mente, in tuo castello parla il silenzio, voce strana, voce amica, voce antica. Presenze silenziose che vissero la storia del castello, parlano pennina a cavallotte e casticciola. Parlano un calamaio con l'inchiostro, parlano foglie di carta scolorito che mai nessuno ha scritto. Ascolta il tempo che è già passato, ascolta la storia della torre antica, ascolta la voce che tu non senti, ascolta in silenzio il silenzio che ancora si fa sentire. Come ti muovi e parli, tutto svanisce e il passato di nuovo torna a scomparire. Guardi le finestre chiuse tutti i sere. Da tempo ormai nessuno si affaccia più. Guardo il portone antico tutti i sere. Pare che aspetta sempre di saprì. Ma chiuso ormai per sempre resterà, perché nessuno ormai usa più aprì. Addio castello, addio passato, ricordi e sentimenti. Con un schianto e un fracasso per sempre ci hai lasciati. Era la sera del 9 settembre 2000, quando la tua nobile esistenza cessò per sempre. Mentre nel piccolo orto antico abbandonato, a primavera un fiore nascerà ed esso sboccerà soltanto per te. Ci rivediamo tra qualche istante.
Ed eccoci all'ingresso del castello. Adesso con Enzo Vaiano analizziamo proprio la storia di questo castello con tutte le cose che ci sono dentro a livello di monumenti e soprattutto affreschi. Iniziamo innanzitutto, buonasera e grazie. Buonasera. Iniziamo con questa bellissima... Questo è un affresco che riproduce l'armi dei Palamolla. Ci sono due cariatidi, che uno scudo qua ripartito, in alto a sinistra c'è quelle, sono quelle fasce orizzontali rosse con una croce, che è lo stemma, che è quello riprodotto in quello stendardo lì, in quel gonfalone. A questo stemma si accompagnava anche diciamo un motto, che era parum sufficit, ossia il poco è sufficiente. Quindi questo qua che voi vedete, e questo è l'ingresso, questo è il passo, diciamo, corridoio diciamo cavallaro, che consentiva di accedere anche ai piani superiori con le cavalcature e tutto il resto. Questo può Il castello oggi, così come lo vedete, il palazzo, è frutto di una serie di rimaneggiamenti che si sono avuti nel passato, perché sostanzialmente ci sono due parti che voi potrete poi vedere e apprezzare. C'è questa parte che è palazzata, il palazzo baronale, e poi c'è, soprattutto si vede dalla parte del giardino, ci sono le mura merlate, le mura sveve, e c'è il vecchio torrione. Quindi i Palamolla, che acquistarono questo castello nel 1599, hanno fatto una serie di rimaneggiamenti per adeguarlo alle loro esigenze, perché già, se voi vedete, sul portone c'è una scritta 1828, ossia i rimaneggiamenti sono avuti nel 600, quando si sono trasferiti da Scalea qui, sono continuato poi successivamente nel 1700, anche nel 1800, per renderlo abitabile, una residenza signorile di campagna, perché il castello originario è dell'alto medioevo. Un unico documento che ne parla è una dichiarazione dello stesso barone, resa in un processo nel 1850, in cui si dice che il castello esistente nel 1260. Presumibilmente la data è ancora più da riportare più indietro nel tempo, perché questa zona, questo posto, controllava essenzialmente la via di comunicazione che dal mare, quindi da Sapri, arrivava fino al Vallo di Diano attraverso il valico del Cocuzzo e quindi il Fortino. E questo è già perché... E siamo già in epoca normanna, soprattutto, quando questi conquistarono Policastro, distrussero questo castello e molto probabilmente si insediarono in questa postazione, che avevano la necessità di controllare il passo e di garantirsi poi l'accesso al Vallo di Diano, che a sua volta consentiva di arrivare alle contee originarie che erano nelle Puglie. Ecco, oltre all'affresco ci sta questo... Questa qua non dovrebbe essere qui. Questa era la lapide sepolcrale della tomba dei Palamolla, che doveva essere in chiesa. Era in chiesa. Poi, a seguito dei lavori che furono fatti in conseguenza del terremoto, fu rimossa e per una pura combinazione è tornata. Perché nel 1775 fatta dal barone Bonaventura Palamolla. Quindi noi saliamo da questo passo e poi vedrete adesso non più. Ad analizzare la c'è una torre, i resti di una torre normanna, poi ci sono queste costruzioni che sono a fianco, che voi avete avuto modo di notare, sono recenti, relativamente recenti, 1800 e 1900. Sì, ci sono le case che sono attaccate al castello. Faceva l'area che occupano, faceva parte del castello, però questa parte del castello, che è stata priva di manutenzione, è crollata nel 1774 e quindi poi per vicende varie è andata a finire a E adesso noi ci spostiamo, andiamo a vedere l'altra parte.
Allora, siamo adesso nella parte superiore del castello e appunto, come diceva Enzo Vaiano, siamo al confine con, per quanto riguarda il castello, con quelle case che ci sono a fianco al castello. Sì, perché queste furono costruite successivamente nel 1850, poi anche più tardi, e occupano un'area che era del castello. Perché tra le varie vicende ci fu pure questa, che nel 1392 Bianguccia Mercadante, che era la vedova di un Monforte, perché questo diventò un suffeudo dei Monforti di Laurito, ha venduto una metà del castello perché era rimasta vedova con due figli minori. Poi di questa parte si è persa la titolarità nel 600, non è stata manutenuta più e poi è crollata. Quindi quelle case comunque facevano parte del castello? Non le case, la superficie che occupano, le... perché molto probabilmente quella che vediamo adesso è sempre una torre, sì, quasi normanna, con la parte superiore del 600, dove ci sono quelle aspiri colombaia, perché Don Placido, sì, di cui parlava Mario, sì, era appassionato dei colombi, sì, infatti. Vedete pure delle feritoie, sì, c'era il muro, questa era una torretta angolare che continuava verso l'interno, passava magari sotto il torrione, sotto il masso, e si collegava alle nostre spalle con le altre torri che c'erano da quella parte. E quindi questo qua, quando potrete vederlo dall'esterno, ci sono anche delle feritoie, perché consentivano, questa fuoriusciva dalla linea delle mura e consentiva quella difesa di fiancheggiamento, ossia di colpire anche alle spalle gli eventuali avversari. Questa che parte che voi vedete, poi è stata rimaneggiata anche questa nel 1600, una specie di corpo di guardia, ha avuto parecchi interventi e chiude da questa parte quello che poi andremo a vedere, il torrione e il giardino, che è la parte più antica, dove ci sono castello. I segni più antichi di questa roccaforte. Normanna molto probabilmente ha occupato già un sito che era stato fortificato dai Longobardi nella seconda metà dell'Ottocento, non prima del 1000, quando fu costituito il Principato di Salerno, diciamo per distacco da quello che era il Ducato di Benevento. Allora ci fu questo preincastellamento, ci fu questa piazzaforte longobarda, e i normanni, per abitudine anche in altre parti, hanno sempre occupato questi siti e l'hanno rimossi, ecco, perché molto probabilmente in giro non ci sono tante tracce di difese o di fortificazione di epoca longobarda. Ecco, e noi ci spostiamo. Ed eccoci all'interno del castello, abbiamo visto l'inquadratura di questo bellissimo camino dove praticamente si riscaldavano i polamolla, e soprattutto questa era una stanza del piano superiore. Come mi dicevi prima, le cucine erano nella parte inferiore. La parte inferiore, sì, perché dove c'erano anche i depositi per quanto riguarda il prodotto alimentare, granaglie, anche il vino. Voi avete visto delle botti dove era il torchio di Mario. Sì, infatti. Quelle botti erano qui, erano in sito, quindi si trovavano da questa parte. Questa era, diciamo, l'ala residenziale dove soggiornavano i baroni e tutto il resto, che poi continua da quella parte. Come dicevo prima, ci sta una visuale eccezionale. Diciamo che da questo castello si vede tutto il paese. Ma si doveva vedere tutto, proprio perché la sua funzione era quella di controllo della via di comunicazione che dal mare portava direttamente al Vallo di Diana attraverso il valico del Fortino. Questa è la linea più diretta tra il mare e il Vallo di Diana. Tant'è che poi, se voi avete un buon ricordo, c'è Carlo Pisacane che, guarda casa, ha seguito la stessa strada. Sì. Quindi questa è la strada più veloce, più immediata, ecco, perché è stata costruita una roccaforte in questo posto. Quindi per ragioni di controllo e di difesa, quando queste ragioni di difesa e di controllo sono venute meno, perché dopo il 1300 i San Severino sono diventati proprietari, sono diventati feudatari dell'intera zona, compresa la contea di Marsico, Policastro, Lauria, è venuta meno l'esigenza di difendersi da chi? Da loro stessi, e allora il castello non ha avuto quegli interventi che altri hanno avuto a seguito dell'introduzione delle artiglierie nelle vicende belliche, nelle vicende degli assedi,
come piazzole per i cannoni, rinforzo di mura, ed è man mano decaduto, ecco perché poi successivamente, nel 1400-1500, è diventata una residenza signorile. Il carattere poi si è accentuato con i Palamolla. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. Ecco, adesso abbiamo cambiato stanza, siamo in una bellissima stanza, diciamo che era, forse era uno studio. Potrebbe anche principalmente essere questo, sì, sì. Anche qua un bellissimo panorama all'esterno dove si vedono le montagne, ma soprattutto i terreni coltivati di quel periodo. E poi possiamo notare questi bellissimi libri che mi hai fatto notare che sono tuoi praticamente. Sì, vabbè, cerco di raccogliere. Soprattutto quando qualcuno vuole... Non sono molto antichi comunque. Sì, no, è molto antichi. Sono tre secoli ce l'hanno, quindi in effetti sì. Sono di diritto, sono scritte utroque e diritto. Dicevamo, sia il pavimento è stato rifatto, sì, qualche anno fa, che il tetto di nuova costruzione sicuramente. Sì, però... senz'altro, perché... Si sono stati fatti due interventi. Un primo intervento è di carattere strutturale, ricostruito le parti esterne che erano crollate, poi rinforzati i pavimenti, il tetto, e quindi c'è stato qui. Oggi poi il secondo intervento ha riguardato più gli altri aspetti, il recupero della corte baronale all'esterno con la pavimentazione di pietra, le pareti, gli impianti elettrici, vedete sono a LED lì sopra, in base di riscaldamento e tutto quanto, però penso che ci sia anche altro da fare, si sta già pensando per una rivisitazione delle coperture e poi delle pareti esterne, perché l'acqua si... Diciamo che è arrivato il primo finanziamento che... No, questo, sì. È arrivato e poi magari stanno preparando un altro progetto per quanto riguarda queste cose. Come vedete qua, si vede, a parte il panorama che è bellissimo, voglio dire, perché si gira a 360 gradi. Qua ci potevano essere le terre dei Palamolla. Questo sì, ma era importante quella collina che voi vedete che si chiama Castellaro, perché non c'era soltanto il castello, la roccaforte come sistema di difesa, tutto intorno c'era una serie di apprestamenti difensivi per tutelare sia il castello e per impedire l'accesso di eserciti stranieri. E per vederli subito appena arrivavano, quindi sì, dalle montagne. Il Castellaro c'è, cioè, in forma di palizzate, non erano costruzioni in pietra, c'è qua il Castellaro, più avanti c'è le torrette, che voi, sì, avete visto, sopra San Martino c'è quella area naturale, quella balza calcarea che si chiama Roccardo, che è una difesa naturale, e più in avanti, sopra, verso le montagne, c'è il Castrariello. È solo, quindi era circondato da monti, queste postazioni era... difensive, perché era importante, soprattutto è stato importante nella guerra del Vespro tra gli Angioini e gli Aragonesi, tant'è vero che gli Aragonesi furono fermati questa linea, perché esisteva anche la linea una linea di frontiera che partiva da Policastro per Casalbuono e arrivava fino a Marsico, frontiere del Principato, da qui l'importanza anche di Torraca, e perché all'epoca c'era questa guerra. Marsico Nuovo, diciamo. Adesso. Marsico, sì, Marsico, è la contea, diciamo, di Marsico, perché questo costituì... Quindi si parla di Campania e Lucania attuale, che erano tutti insieme. Vabbè, il Marsico adesso fa parte della Lucania. Sì, questo è vero. Però erano tutti insieme quando c'era la Bricia, la Bruzia, qui c'era l'antica Lucania, questo sì, sì. In effetti dovremmo anche seminare quelle che sono le tradizioni e le culture materiali, però ognuno pensa al proprio paese, così come stiamo pensando noi, però una storia complessiva dell'area non c'è. Adesso ci siamo spostati in una parte praticamente dove c'è un forno antico. Sì, quindi... questo è un forno quasi monumentale, diciamo. Una cosa stupenda che facciamo vedere tutti. In basso, Enzo, c'era il legno praticamente, sì, a supporto, sì, delle, sì, stelle, sì, sì, che mantengono poi la parte in muratura. Quindi... veniva usato molto probabilmente per preparare pietanze e banchetti quando c'era... forse anche quando c'è stato il re Ferdinando II, da queste, è stato ospite di questo castello, molto probabilmente si prepararono qui alcune pietanze.
Questa è la parte, diciamo, residenziale, nobiliare, dove stavano i baroni quando erano a Torraca, anche se poi successivamente, dopo il 1850, si sono trasferiti a Napoli. Tant'è vero che Biagio Palamolla, che ha ricevuto il re Ferdinando II, è rientrato da Napoli e si è dato da fare per sistemare il castello, ha comprato arazzi, ha fatto degli interventi, perché questo Biagio Palamolla era portastendardo, faceva parte delle guardie del re, poi si è ritirato per una caduta da cavallo, quindi c'era questa... Una cosa, una notazione simpatica, qui c'è stato Ferdinando II nel 1852. Sì, nel 1853 il procuratore del re, che indagava su quelle che erano le vicende di Costabile Carducci, nel 1848 il prete Peluso e tutto il resto, addirittura ipotizzò che presso il castello baronale di Torraca si brigava per, mi sembra strano, perché poi era stato fatto venire il re nel 1852. Comunque niente di più facile che i suoi fiduciari avessero dei rapporti con Costabile Carducci, perché quando è stato costretto a sbarcare ad Acquafredda, dove è stato ucciso, era diretto a Torraca per preparare un campo. Perché questo? Perché all'epoca, fino alla formazione del Regno Unito, Torraca era conosciuta per la produzione della polvere da sparo. Disseminati nelle campagne ci sono ancora dei mortai, e quindi non era un caso che si potesse pensare a una cosa di questo genere all'epoca. L'altra domanda, io pregherei Lorenzo di inquadrare l'altra stanza che è a fianco, perché io più volte... quando ti ho visto, addirittura il castello adesso si apre ufficialmente, sì. Però ci sono state le scolaresche che già hanno visitato, sì, questo bellissimo castello, sì. E tu gli fai da guida, quindi è una cosa stupenda, perché come la stai facendo a noi, impartisci lezioni sul castello. Non lezioni, perché io non sono uno studioso, a me piace leggere quello che scrivono gli altri, metterli insieme, creare un racconto e trasferirlo, con la speranza che qualcuno poi lo recepisca e continui. Ecco, la domanda è questa: quando arrivano i ragazzi qua a vedere il castello, l'impressione che ti danno? Alcuni sono distratti, come tutti i ragazzi quando vanno in gita, no? Pensano altro, soprattutto sono ragazzi e ragazze, però c'è qualcuno che è interessato a questa. Però oggi potrebbe essere, per la nuova sistemazione, potrebbe essere più affascinante. Ecco. Sì, ci potrebbe essere una maggiore attenzione. Una maggiore attenzione, anche perché, onestamente, se noi usciamo in quello che è cosiddetto giardino, dopo che giardino non era, perché è diventato dopo, nel 1600, c'è il torrione, questo... E adesso lo andiamo a vedere. L'ultima battuta sulla scuola: per chi vuole visitare il castello, cosa deve fare? Il castello mi pare che uno abbia fatto un regolamento, e da qui per un mese e mezzo, dal pomeriggio è aperto, e quindi noi possiamo chiederlo agli amministratori. Ecco, noi siamo siamo nei primi di agosto, quindi automaticamente ricordatevi che per tutto il mese di agosto il castello è aperto di pomeriggio. Ma io penso che potrebbe essere estendersi anche gli altri periodi dell'anno, perché sennò anche per dare vita al castello, perché è facile poi che le cose si chiudano e si dimentichi. Si dimentichi. Quindi poi, giusto per tenere attenta la visibilità da parte di tutti quanti. Noi andiamo a visitare adesso un'altra parte. Siamo adesso nel giardino, quindi la parte c'è addirittura un bellissimo zambillo con l'acqua, ci dovevano essere pure i pesciolini ai tempi. Può darsi di sì. È stupendo vedere questo castello rianimato, soprattutto ci sono le luci e poi c'è questa parte in cui si vede tutto. Sì, questa è la parte, che è rimasta la parte più antica, questo è il vero castello sostanzialmente. E qui quello che voi vedete alle nostre spalle sono le mura fatte magari costruite in epoca sveva. Questo giardino è frutto di un riempimento di quello che era... un baratro sostanzialmente, perché in epoca sveva erano state costruite queste
queste mura che sono merlate, voi vedete ci sono addirittura delle feritoie che dimostra che è stato riempito successivamente proprio a livello del terreno. Questo è stato nel 1260 essenzialmente, quando poi c'è stato Federico II, vabbè, quello è morto proprio, Manfredi, e poi hanno tolto, a seguito della congiura di Capaccio, i feudi ai San Severino e li hanno dato ai feudatari fedeli, Enrico di Sperrara, Renato Filancieri, e questi hanno provveduto a ulteriormente potenziare il castello con la costruzione di queste mura, su queste parti, e poi con altri accorgimenti. Di fronte a noi, voi vedete, questo è il torrione, il maschio che dir si voglia, che sono dei contrafforti poi. Quello che vedete in alto è una feritoia, una specie di time, una croce egizia, dove c'è un'apertura a fianco. Quella deve essere l'apertura, un ponte levatoio, che era a difesa del torrione, perché il torrione, voi vedete, che non ha aperture a livello più basso, tranne quella, vabbè, quella è una cisterna. Sopra ci sono due cisterne all'interno, altre feritoie, e quindi c'era tutto un sistema di difesa. Sostanzialmente abbiamo un castello antico con questi resti e poi abbiamo un palazzo, che è il palazzo baronale. La proprietà prima comprendeva anche, se voi vedete sulla mia destra, c'è un altro giardino, oltre alle case che abbiamo già visto. Che hanno sì, di cui abbiamo parlato. Sì, ma all'angolo le mura continuano e c'è una torre angolare. Sì. Molto probabilmente anche quelle d'origine sveva, perché costruivano, diciamo, le torri agli angoli, e poi all'ingresso del castello c'era una quinta torre che poteva essere di difesa. Quindi questa è la parte più suggestiva, la parte più antica, dove si leggono dei segni della presenza degli interventi normanni, svevi e angioini. Poi, per quello che vi ho detto, successivamente non c'è stato nessun ulteriore intervento per migliorare e per incrementare le difese di questo castello, perché era venuto meno la sua funzione difensiva. Aspettate. Adesso siamo sul tetto praticamente del sì. Castello, il punto più alto, e come diceva prima Enzo, dietro di noi ci stanno le montagne di cui parlava, e sono maggiormente visibili adesso perché il punto del castello è un punto strategico, come ci spiegava in precedenza, e l'imponenza del castello, che dopo vedremo un attimino, è importantissima. Questo era, diciamo, svettava è costruito sulla viva roccia, e poiché le strade di comunicazione passavano per il fondovalle oppure dall'altra parte, questa è la strada provinciale, ma è stata fatta, diciamo, iniziata dopo il 1850, quindi in effetti c'era una visuale di imponenza, e le strade saliva da quella parte verso il Varco di Calandro e poi andava al passo della colla tra il Cocuzzo e Serralonga, che voi vedete da queste parti, si riesce a inquadrare. Sì, adesso poi c'è la linea noi, delle colline più bassa, 600-700 metri, del Serritello, lì, da dove è passato pure, perché Carlo Pisacane se ne è salito da questa parte. Da lì invece Carpine e Serritello, abbiamo avuto il piacere di veder passare a suo tempo Garibaldi, che dopo aver pernottato a Vibonate era diretta a Fortino, quindi sì. Non ha evitato i luoghi, i centri abitati, e se n'è andato da quelle parti salendo verso il Mulinello, le Pallarete, il Serritello, e poi ha voluto seguire il percorso che aveva fatto Carlo Pisacane. Quindi questo a dimostrare che è stata sempre una zona di passaggio e di transito. E anche una zona strategica, è una zona era storica. Una zona molto strategica. Adesso poi sono cambiate le cose, giustamente, e tutto va in una direzione diversa. Anche a proposito di strade, voglio fare una notazione. Prima era strategica, adesso le strade provinciali che ci sono, voi avete visto, venite da Sapri, c'è un limite di 3 tonnellate e mezza, quindi non si può passare con un pullman e tutto il resto, e a salire addirittura è chiusa. Ecco, l'ultima battuta che abbiamo fatto in precedenza con Mario Martino, si parlava di Repubblica e Monarchia, Mario era molto evidentemente, e si vedeva, era schierato a favore della monarchia. La tua lettura di quel tempo, e soprattutto una battuta sul 1860, come ha influito Io voglio dire questo.
Senz'altro l'unità d'Italia poteva essere fatta in una maniera migliore, comunque è stata fatta e vabbè, prendiamoci il buono che c'è, però in effetti all'epoca è stata, non dico un'annessione, ma attraverso la forma del plebiscito imposto, come se fosse stata una libera scelta per aderire a questo nuovo Stato, a questa nuova appartenenza. Poteva essere fatto senz'altro in maniera migliore. Ce l'abbiamo e cerchiamo di tenerci. Ecco, una battuta. Quando c'è stata l'elezione tra monarchia e repubblica, i comuni qui intorno, che se tu l'hai fatto una Io ricerca non, storica... Io non ho fatto una ricerca al riguardo, però all'epoca la monarchia rappresentava la continuità, la tradizione e tutto il resto. Senz'altro pure è stata votata la monarchia da queste parti, diciamo, per la cultura dell'epoca, per il tipo di vita che si viveva, un re era un re e quindi rappresentava una continuità. La Repubblica era una forma nuova, non conosciuta, non apprezzata per il passato, non apprezzata perché non era presente. Comunque ci teniamo lo Stato unitario, ci teniamo la Repubblica e tutto quello che c'è. E noi ringraziamo Enzo Vaiano per la disponibilità, è stato fantastico nell'esposizione, soprattutto a livello storico, ma con la sua dialettica riesce a mettere luce a tutto. Un grazie ad Enzo Vaiano. E di che? Grazie a voi soprattutto. Thank you.
Questo finisce da questa puntata con la storia che cammina, il nostro video cinque che potete rappresentare e presentare la cultura, e poi grazie a tutti per l'invitazione della cultura della puntata, grazie a tutti per sentire per la fotografia, grazie a tutti quanti, storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. No, no.